Buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, benvenuti nel mio canale. Oggi sono qui per fare un nuovo video parlandovi di depressione, facendo un nuovo video parlandovi nuovamente di depressione. Lo continuo perché mi sono state fatte alcune domande e voglio dare delle risposte. L'unica cosa che ho sbagliato a dire è che ho detto 8 anni in depressione, ma invece sono stati 10 anni. Nei video scorsi avevo detto di essere scesa in depressione da 22 anni a 30, invece sono scesa in depressione a 20 anni, a 22 ho iniziato la cura della psicologa e sono stata in depressione fino a 30 anni. Quindi la mia depressione è durata 10 anni, la cura psicologa è stata di 8 anni, che è stata dura. Mi è stato chiesto come mai ho un padre così severo. Dare delle risposte qui non è tanto semplice perché, non so, è capitato proprio a me un padre così. E voglio spiegare che forse se lo leggo e se vedono i video i ragazzi di oggi, forse si meravigliano. Ma se vedono questo video ragazzi di anni addietro, penso che sia tutto normale, perché purtroppo ai tempi di una volta un genitore era quello che comandava un figlio anche quando eri di maggiore età e mio padre è stato così. Come rapporti con lui, purtroppo non ce n'è tanto. Non è che non mi ci parlo, mi ci tratto, tutto normale, però hai sempre quel filo di rapporto. Che hai un rapporto proprio necessario. Questo è quello che voglio spiegare a chi mi ha fatto questa domanda, il rapporto con mio padre, perché purtroppo mi ha comunque bloccato il mio futuro e quando ti viene bloccato il tuo futuro, non è una cosa bella. È difficile accettare, ma devi accettare perché ormai è andata così, non ho altre scelte. Lo sappiamo tutti che ai tempi di una volta, se un figlio si doveva sposare, lo doveva decidere un genitore e quindi lui gli è rimasta questa cosa, come se oggi siamo ancora ai tempi degli anni 40. Non è cambiato, così è rimasto e l'ho dovuto accettare per forza, purtroppo. Poi un altro motivo che l'ha fatto di più con me, ora ve lo spiego. Siccome che già ve ne ho parlato in video scorso, vi ho parlato dei miei 4 anni, è stato il mio secondo video che ho pubblicato e vi ho parlato dei miei 4 anni, quello che mi è avvenuto a me a 4 anni. Quindi sono stata l'unica figlia che sono stata più delicata, più con problemi di salute e allora si sono un po' appoggiati proprio perché io non stavo bene e diciamo che hanno preso, non so come posso spiegare, un po' proprio perché io non stavo bene, non devi fare quello, non stavo bene, non devi fare quello. E se ne sono andati, mio padre però, non mia madre, se n'è andato fino a che io ho compiuto 18 anni, per lui era la stessa cosa, non era cambiato nulla. Quindi i miei 18 anni per lui erano come quando era ancora minorenne, ha cercato di comandare la mia vita fino a tanto tempo. Ora non ci riesce più, quello è il problema, perché ho un'età e faccio quello che mi dice la testa. E giustamente faccio quello che sento di fare per poter star meglio, perché fortunatamente mi sono liberata da questa depressione, che è la fortuna più grande che ho avuto, perché non è facile uscirne fuori, soprattutto quando si appesantisce troppo la depressione, perché a me si era appesantita molto. Io quando sono andata dalla psicologa stavo proprio male, 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 quindi non era leggera, era molto pesante.
Poi l'errore più grande che è stato fatto in me, che la prima volta che sono andata dal psicologo, ricordo bene. Allora io vivo in Molise, Campobasso. Mi hanno consigliato un psicologo a Pisa, quindi ho viaggiato, ho fatto un lungo viaggio per fare questa visita che l'ho pagata 200.000 lire, era ancora la lira, se non sbaglio. No, no, 200 euro, era già l'euro. Quindi ho pagato questa visita a 200 euro per farmi questa visita, questo psicologo. E cosa ha fatto? Mi ha guardato solo negli occhi e mi ha ordinato 5 compresse al giorno. Io, come ho iniziato a prendere queste medicine, ho iniziato a peggiorare, non a migliorare. Avevo odiato, ricordo, c'era una medicina che avevo odiato, il sugo, la pasta al sugo. Solo se sentivo l'odore del sugo, io dovevo uscire fuori. Non riuscivo più a mangiare pasta al pomodoro. Non volevo proprio sentire l'odore del sugo che mi veniva di stomaco. Da questo psicologo a Pisa ci sono andata semplicemente 2 volte, perché le medicine pure erano molto pesanti. E le pagavo molto. Poi ho conosciuto una dottoressa a Campobasso nel mio paese e questa mi ha messo proprio per la strada giusta, che ha fatto tutto il possibile di togliermi le medicine. È stata la cosa più importante, anche se è stato difficile. In questo video voglio salutare Silvia Malibran e ti voglio dire che non so come spiegartelo. Come spiegartelo? Mio padre non credo che se ne è pentito, che è stato così severo con me, perché non ho rapporti più di tanto, quindi non riesco a capire precisamente se lui che è stato così si è pentito oppure no. Io con mia madre condivido molto, ma con mio padre no. È stato sempre così e non mi meraviglio perché ci sono cresciuta nel modo in cui lui è. Certo, non mi ha data la libertà di scegliere, di vivere esperienze, di studiare, che a me piaceva tanto studiare. Io la terza media l'ho presa il 2013. Purtroppo volevo tanto fare la terza media insieme a tutti i bambini, i miei compagni. Ma non mi ha data la possibilità, proprio perché non mi ci hanno mandata per il semplice motivo che io sono stata operata, come già vi ho spiegato, e avevano paura di mandarmi alle medie. Non lo so, c'avevano questa paura che io potevo farmi male. Quindi diciamo che sono stata un po' ritirata proprio per i miei problemi di salute. Però mi hanno bloccato il mio futuro, mio padre mi ha bloccato il futuro. Quindi oggi io i rimpianti li ho e devo andare per forza avanti così, non posso fare altro. Purtroppo lo studio che non fai quando sei bambina si può recuperare, ma non è mai la stessa cosa. Poi per adesso di possibilità proprio non ne ho, perché come già sapete, l'ho spiegato tante volte che sono 5 anni che sono senza lavoro, quindi se non hai un lavoro non ti puoi muovere per fare nulla, non hai uno studio, lo stesso non è facile perché senza uno studio nessuno ti prende e quindi per adesso vivo con i genitori e posso dire solo grazie a mia madre. Per oggi vi saluto, saluto Silvia Malibran che mi ha fatto delle domande, saluto tutti i miei iscritti, saluto tutte le persone che visualizzano il mio canale, continuate sempre a iscrivervi al mio canale, io ci sarò sempre, ci risentiamo al prossimo video. Buona giornata a tutti, a presto, ciao. Ciao ragazzi, sono tornata solo per dirvi che ho fatto un piccolo errore. Io sono andata a Pisa dal psicologo l'anno 95, quindi ancora pa si pagava in lire. Quindi io ho pagato 200.000 lire di visita, poi ci sono tornata dopo un anno, ho
Ho pagato altre 200.000 lire di visita e poi ho smesso di andare a Pisa. Ho iniziato le cure a Campobasso, che è stata una dottoressa ottima che ha cercato tutto il possibile di rimettermi nella strada giusta, di farmi abbandonare le medicine per farmi stare bene. E infatti ho trovato proprio la soluzione giusta. Perché le medicine non sono quelle che ti fanno sempre bene, fanno bene a una parte e fanno male a un'altra. Infatti, da quando le ho lasciate, ho ritrovato proprio la strada giusta. Per oggi vi saluto, continuate sempre a iscrivervi al mio canale. Vi auguro a tutti una buona giornata, al prossimo video. Ciao a tutti, a presto.